sanguinare mi fa godere. Una volta è culo, non bravura. Una volta che non si scorda. E tu hai replicato con le stesse solite stronzate. Beh, vaffanculo, a questo punto è abilità. In culo l'abilità. Ehi, protocollo di conservazione del bomba. I tuoi problemi non mi passeremo alla fase 2 nel pomeriggio. Wenji non ha autorizzato... Per una volta decido io, non quella Troy. Credi che ci lascerà ancora l'attrezzatura al prossimo loop? È la nostra unica occasione. Non creerai mai una breccia abbastanza stabile. Esatto. Non creerò un bel niente di stabile. Le mie modifiche al generatore destabilizzeranno il loop stesso. Tu sei pazzo. No. Fammi finire. Ci sarà qualcosa fuori posto, e infatti abbiamo portato i fucili. Uccidere ciò che sappiamo quando esce dalla breccia, usare la mietitrice portatile per catturare l'energia anomala, riportarla in questa macchina per l'elaborazione. Trasferire energia? C'è. La più potente tecnologia dell'anomalia? C'è. Rivoluzionaria? C'è. E fanculo a tutti! Io non lo faccio! Ah! L'etica non c'entra, Susan. Tutto è sacrificabile per questa scoperta rivoluzionaria. Ma che cazzo fai? Stai registrando! Peccato! Non aspettavo!
Non serve. Tempo per lo show. Stavo aspettando. Sto proprio da Dio. Che non lo si supera? Cosa?
Sono già al massimo. Che perdita di tempo! Volta non torno. Vediamo il caos! Erip, Amador. Sì, beh, ovviamente. Non so perché dobbiamo scambiarci questi nastri. Prima parlavamo di persona e... lo farò, sì. Cazzo, vuoi energia? Posso morire presto e bene, ma... tu non trattarmi come un sottoposto, ok? Prova a passarmi oltre. Ti sfido. Thank you.
pare che Harriet segua alla lettera il protocollo. Ho a disposizione un solo tentativo per lei. Il sermone mattutino alla baia di Carla. A Frank Ciancia piacciono i fuochi d'artificio. Prima o poi si brucerà le manine. Quel potere a portata di mano. Senti già la febbre del piacere? Non direi così. Sì? Spiegami. È strano, ma in un certo senso familiare, come essere di fretta. L'intero posto va di fretta, Colt. È questo il punto. E allora perché voglio andarmene, eh? Non lo so. Difficile capirlo tra i colpi delle armi da fuoco. Deprimente, Clipper, capisci?
essere una cosa sconvolgente. Sono Charlie fucking Montecchio. Se mi piacesse il mondo reale, non sareste qui. Perché accontentarsi di fare giocare? Mi assicuro! Va a fuoco! A fuoco! Charlie Montecchio. E lasciatemi trasportare altro che più reale. Pensavo che... Dovremmo vederci. No. Credo di essermi tirata qualcosa venendo qui. La prossima band è Bente e Bravo in Blaster. Almeno non mi ha risucchiato in una finestra. Mentale.
grado di distrarre i tuoi pensieri. Prima l'invasore e ora questo. La nostra nave è andata fuori uso nello schianto? Peggio. L'intera zona brulica di nemici. Questo potrebbe tornarci utile. Tenente? Se rubiamo le loro batterie, alimentiamo il motore. E poi li arrostiamo durante il decollo. Ingegnoso, tenente. Ingegnoso. Signore. Proprio da Dio. Rilevo ingresso finestra non regolare. Sicurezza! Non serve. Merda!
no. Dino, eh? Vediamo non si accorge. Torna indietro, non ti chiamare. No, a posto. Dei computer. È vera scienza. Apprezzo il tuo sistema Minicom. Sono assolutamente colpita. Vorrei avere io il tuo cervello. Nel pomeriggio. Devo segnarlo sul calendario. Bersaglio.
C'erano risate nel meeting di stamane, rivolti a te, quindi a me. Sembri avere una voce spassosa, pare. Due opzioni: licenziare lo staff ancora o farti sembrare intelligente. Quindi rivediamo la pronuncia per la quinta volta. Un gioco di Charlie Montague. Che design è lo stato puro. Può un gioco farti commuovere? Gioco fa commuovere. Due bit pezzo di mare. Metti insieme quello che riesci. Dopo aggiungerò altro. Secondo round, ding ding. Bravo, la tua mente trabocca di copiosa conoscenza. Lo sapevi? La hierba vi svelerà il mistero più grandioso e più segreto di tutti. La mia prodigiosa provenienza. Sì, esattamente 467 anni fa, le mie sorelle ed io siamo apparse su quest'isola, slittando attraverso le crepe della realtà. Dopo che il nostro crudele padre ci esiliò dal regno dei mille palazzi di cristallo che ci aveva visto nascere. Fia, segui il copione. Mai contraddire l'artista. Ma, sì, ok. Buongiorno, Charlie. Dovete fidarvi. Black Reef ama te. Sei il vero duro. Che ci serve adesso? Perché spero, come a me, che la giornata vi sorrida. Ehi, Charlie, ma te lo immagini? Tu sei il migliore tra noi. Mi stando un attimo qui. Dio, quanto amo il tuo corpo. E la tua enorme, gigante mente. Voglio solo toccarla. Master Charlie, morto. Due bit
Ci sono due tipi di persone su Black Reef. Tu e tutti gli altri. Giochi con una bella chitarra. Cazzo, spacca! Quel genere di vera macchina da festa che tutti vogliamo essere. Pass VIP richiesto. Finito? Copritemi! Ricarico! Venite tutti! Venite dai lati! Vedo il... Il tradito! Quanto... Oh, cazzo!
Thank you.